Vediamo che dobbiamo fare. Blindato come? Conoscete quei laboratori che stanno laggiù? Lemay. Sì, sembrava uno dei loro mezzi. Addirittura. E dietro a chi Eh sì. correva? No, erano davanti al mercato. C'era una ragazza che mi ha visto arrivare. Io volevo vedere se la chiesa era ancora aperta. Però poi dopo, visto che erano tutti armati, è arrivato un lupo alto 2 metri e mezzo, tutto nero. Pensavo di sognare. Cazzera, che E cosa poi ho lupo là? iniziato a sentire sparare, ma avevo visto vicino al vecchio sceriffato dove c'era la stazione di polizia. Questi Dove fa sta barba? qua vestiti di nero, pensavo che erano lì da Facciamo loro, i poi dopo hanno soldi. iniziato a spararsi tra di La loro Balbini me la devo e io far sono pagare. Che scappato. bella guarda, mamma mia. Stavo loro Bellissima. vistando un po' nelle macchine. Togliamoci da qua in mezzo, dai. Ok. Ma pensavo La diceva macchina la togliamoci puoi da lasciare cazzo. dove vuoi. Posso lasciarla qua? Sì, tanto che te la fotti. Frenga mezzi, frenga mezzi. Dentro. Vieni dentro, vieni dentro. Vieni dentro, non si sa mai, te lo chiudi. Che cazzo fa? È Voi due magnus. fagioli. No, come. Che profumino, volentieri. Vuoi assaggiare? Sì, che Mamma, guardala profumo. come la fa succosa, guarda. Maron. Tieni, assaggio. Chi ne Mamma. vuole due, No, grazie. grazie. Mamma del Carmine. Che cos'è successo? Le leggende delle umane, vi dico tutti. Ah, buono. Siete rimasti in quattro? No, allora arriveranno, è presto, no? Dai, venivo ora, cioè, dai, sta venendo ora. Comunque siamo in Devo tre. prendere una radio. Fatela, se non ce la fai. Wow, ci avevamo 300.000 radio. Quello è il mio ingrediente segreto, io sono il colosso svelato. Poverino, bellato. Dove si fa la radio? Chi è? Non lo so, Sono aspetta, presente vedo io come fare la questo faccio fagiolo lì nella dispensa. io. Ma fammi la radio. Faccio una para, va. 8 Allora. di batterie. Poi 10 di rame. Ecco E 10 di plastica. Visto qua. tutte Sento ste la moto. immondezze, lascia aperto. Check. No, sei tu quello che c'è con la moto. Sì, no, più che altro ho visto un colpo. Mi sa che ti hanno sparato, Ah, boh, penso. ma dove cazzo No, vai? mentre stavo qua. Comunque, mi hanno detto al mercato che là si sono fatti vedere gli Humane e che a quanto pare stanno girando parecchio. E non so, non ho capito bene, ci sono dei convogli che stanno girando. Ma vieni a casa e ce lo racconti a voce, scusa. Devo andare a avvertire la comunità, quella di Stan Lee, che sta qua davanti, sono dal volo. Non vorrei Hai che poi se li capito? trovano in casa. Vabbè. Anzi, che è successo? Successo. A quanto pare girano dei convogli degli Che è Humane. successo? Ma Ti Cowboy sto dando la risponde? radio. Aspetta, ti sto dando la radio. Ma Cowboy risponde? Sì, la nostra radio. Sto dando dei vicini. Bettile è stato al mercato. Dice che gli Humane stanno girando. E che dobbiamo fare? Io mi Io gli metto sparo qua. in bocca ora, Cowboy. Ah, a me non mi... No. Allora scrivo a John Andrew, non penso che Andrew. Quindi avete fatto pace, alla fine non mi fai. Non mi avete detto più. Mo scudai, su tu cano, poi ti spiego, non mi fa parare, poi ti spiego, tranquillo.
Madonna, mi hai toccato. Sei peggio di una femmina, peggio della mezzina, sì. Ma dov'è? Non ho finito questo papà. Mamma. Siete meccanici, bene? Noi siamo delle merda. Papà l'ha detto tu, sa merda. E lui è il capo della merda. No, no, non è lui. No, Gli sparo una freccia da caipa. ok. Molto bella quella carabina. Quale carabina? Ne ha la carabina? Volevo dire quella balestra. Fammi capire, genero fumo e te che ti sale in testa. Ma sbaglio, si sta facendo un bombo. E appunto, che ho detto? Oh cazzo. Sì, sono pettegolo. Pettegolezza, sì. Belli questi trofei di caccia. Ah, Sento un veicolo, non vedi il lavoro. questo è qualcuno che ha preso quella moto, ma prendo l'ammazzo. Vuoi vedere? Sì, spara. Perché prende le moto degli altri? Quest'altro. Io mo qua sono arrivato. Oh, mo, vedi qua se ci tocca qualcuno? Ora no. Ma non ti preoccupare, non viene nessuno qua. Tanto. Niente, sono stati pure la comunità Cosa è quella là. successo? Fammi sentire, vieni. Aspetta, ci sta un signore. Chi ci sta? Spirito Santo. Tom Come si Cruise. chiama? Oh, a rapo stavo. Genna sta aperto, ma perché fai scena? Non so. Niente, sempre di faccia, eh? Ti presento Scotto. Scotto? Sì. Signore qua. Ah, salve, piacere. cowboy. Bishop, sì. Piacere. Scott Sandoval. Sandogan Scotta. No, ha detto Sandoval. Ah, e dove va? Che cazzo? Penso di là. Sandoval. Viene da te allora, zio. Che cazzo lo conoscevo, io sono già spiegato Comunque, racconta, sì. Praticamente stavo al mercato, sono salito al mercato. Chi è che ha detto ok? Appunto, in quale radio sei? Dai, Genna, basta In che però. Ho radio sta? Ok. sentito una donna, ok. Ah, vabbè. Io non sono uomo. Una cosa extra. No, aspetta, ma che severino. Ma giù, mamma E mia. praticamente sono salito al mercato perché mi so dovevo parlare con Jay. Guarda che prende fuoco, guarda che prende fuoco, guarda che prende fuoco. E mentre stavo là c'era un tizio davanti al cancello e con la carabina spianata. Gli ho chiesto che stava succedendo. E lui mi ha detto che praticamente sono stati assaltati da Humane. Le hanno messi tutti quanti giù. Però ci sono altri convogli che stanno girando. Io ho detto, minchia, cioè. Al mercato? Sì, Se vengo qua io esco un maninato. Infatti Ma non bene. li ho visti arrivare Non e me vengo, ne tu sei che sono non andato via vengo, tu subito. sei che non vengo. Ma Ah, no. tanto sono forti adesso, adesso c'hanno le mutazioni. Hanno Figurati se. attaccato. Non credo ci fosse mutazioni, dai. Io ho visto un lupo nero alto 2 metri e mezzo. Allora sì, c'è una mutazione. Infatti, a quanto pare, hanno messi tutti a capo terra La capandera. degli uomini. Però ci sono altri convogli che girano, a quanto pare. Vabbè, noi qua non abbiamo problemi, non abbiamo mutazioni, non abbiamo niente. Siamo poveracci. Ma secondo me non stanno a cercare mutazioni. Sì, secondo me sì. No, perché sono passati pure a Stelli. Quel tizio con la S che mette le frasi che ha fatto la comunità qua davanti. Vabbè, come è successo a Stelli? Non ho capito perché appena sono arrivato mi ha detto sono ormai sono già passati, sono passati pure da me e adesso se ne sono andati.
Però lui, no, almeno io so, non c'ha mutazioni in comunità. Erano in due. No, Andiamo a prendere un moschetto. Ma pure due. impossibile. Si aggrappisce. C'è qualcuno degli alieni in casa? Ecco, entrate, chi sei? Chi è? Sono Davide, diciamo ex dell'SD. Tempo fa volevo chiedervi una cosa, ragazzi. Vieni, entra. Entra. Oh. Niente, volevo chiedervi... fa la guerra. Il mio pigiama. Ah, il tuo pigiama. Ah. Ma dove c'è? Ce l'hai ancora un pochino di zuppa di fagioli? Sì. Dai, dagliela a Davide. Sparalo in bocca. Sì, buongiorno, madonna. Allora sparallo, ci sei. Dove faccio? Certo, sì, dai, andiamo. Ma quello dai, ma tu che cazzo di fine hai fatto pure tu? Ma questo è tossico. Io diciamo, sono stato in una spedizione un mese e mezzo. Cioè... E ti sei ritrovato senza il tuo capo, senza nessuno, hai abbandonato. No, io mi sono ritrovato. Vabbè, a parte quello che. Diciamo che me la sentivo perché avevo già parlato con Jay tempo fa, ma non era quello il problema. Il problema è che sono venuto stasera su a nord, già c'erano casini con gli humane, squadre d'assalto. Ma mo con chi stai? Sono libero, sono libero professionista. Ah, basta che non porti Nico, puoi venire, che già abbiamo Gennaro che mi stressa. No, no, sono da solo, sono da solo. Più che altro volevo chiedervi se avete Sedimi. magari visto Jay da qualche parte. Jay, a me cazzo, penso che ti porteremo. Ma non credo che ti accettano perché tu fai parte degli umani come cowboy. Cioè io il mio cowboy. Devo capire queste cose qui. Ho letto. Però sta sempre nervoso il cowboy ultimamente. Cowboy non è una ragazza a patto. Ma io ho visto libri su streghe, su pazzi. Ma... Ho visto. Cos'è? Ho visto 5, di tutto e di più. 4-5 lapidi in più al cimitero. Ma che. C'è pure la tua tra un po'. No, e sembra la tua, però. Oh, ragazzi, certo. Tutte le sedi deve morire. Magari. Chi fa cazzate si sa che muore, no? Ciao, vada bene, Dani. E viene, non saluti. Io mi ricordo che. Boh, tipo, mesi fa era impensabile dire attacchiamo un convoglio degli umani. Vabbè. Vabbè. Ma ormai quella paura non c'è più. Fino all'altro ieri qualcuno si metteva paura pure di attaccare qua. Adesso c'hanno i muscoli. Con i muscoli si può fare tutto. Oh no, capo. No, ma non mi dai, non no, c'ho. Che cazzo fa? Che cazzo segniamo? Quel cowboy. No. Sei quel cowboy. No, 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 no. No, non esiste più. No, ma è morto quel cowboy. Del cervello. È morto. Abbiamo dato la fobos. Il cowboy è morto con l'SD e con Jay che... Ti piace la fica, insomma. Ti piace? Che? La fica. Ah. La fica. adesso... Sai com'è, no? Davide. Dammi un bacino sul muscolo sinistro, vieni. Capisci certe cose. Purtroppo. Hai capito? Immagina pure Nico qua, mi spalmo un po'. Ho preso il muscolo destro. Ci sta così, però... Ragazzi, il mio punto di vista è che forse è meglio che la smetti di fumare i bong. No, no, lascia... Okay. Mi scusi, lei si faccia un po' i... I cazzi tuoi! Ha ragione. Lascialo stare. Questo qua deve fumare così perché sennò io dopo inizio a pensare. E poi ci crederanno quando pensa. Madonna, quanti brufoli.
Mamma di Carmine. E niente. Fammi dementi. Mamma, mi stai pieno di acne. Ho 40 anni, che cazzo di acne? Non ce l'ha con te, guarda lui. Ma poi lui ha la maschera, quindi mi spieghi che cazzo stai a vedere. Esatto. Che cazzo è? Un binocolo. È un binocolo. La CX. Beh, se entro lo se non vedi la pelle, cretino. Comunque. Testa di mica. Si è fatta una bella dormita lei. Mamma mia, più che dormita sono stato in giro da solo per i cazzi miei e basta. Eh beh, fatto un bel. Tipo l'eremita. L'eremita. Niente. Poi fatalità stasera dopo. Allora, tieni presente tutte le armi del mondo? Sì. Oggi qua non ne esistono più, anche perché noi abbiamo carabine, abbiamo. I liberatori. Magari... Non è che non esistono più, non si fanno più a dire. Le bende. Ci abbiamo di tutto e di più, ci abbiamo dei defibrillatori in quantità industriale, ci abbiamo sia l'R15 che l'M4A1. Baronne, ovvero. Cazzo. Sì, ho beccato una scatoletta di fagioli, cazzo. Abbiamo di tutto e di più. Non la finisce, ma che contro questa gente qua, le armi servono poco. Se oggi si permettono addirittura di attaccare un convoglio di umani. Faccio vedere tutta la vignata, vuoi vedere tu? Ma alla fine è come no, andata a finire. Oh, io ho detto anche pesci, streghe. Sì, sì, ho un cazzotto. Di... No, vabbè, c'è di tutto e di più. Ti svuoto una cosa di faccio al best. Ormai. Fino a poco tempo fa la gente criticava gli umani. Perché i Gigamen sono i cattivi. E invece Gennaro, guarda che Gennaro... tutti e due scemi sono... immagina se era pure Nico, poi mi tocca sparare a tutte e tre. No, no, no. Guarda, io l'immagine scappa con la Molotov. Comunque, non capisci lo stomaco quando fai le copriole di una vomitata. Comunque, la gente ha capito come fa il gennaio. Ha fatto tutto un gran casino verso gli umani, no? Per le mutazioni, per portava dalla gente. Che sta facendo? Già gli humane non erano troppo regolari. Ma è la grippe, ma è la grippe tu. Oggi. No, ma il fatto che... Hanno sempre fatto qualcosa di sporco. No, vabbè, però tu hai fatto sempre... La grippe. Questo è pazzo. Diciamo, tutti siamo andati contro gli humane per che cazzo di mutazioni, per Smith l'hanno conciato, per... Cioè, di tutti e di più, no? Mm-hmm. All'epoca oggi, si vabbè. Diceva che il sindaco prendeva degli ingenti regali dagli humane. Oggi che fai invece? Io non ci sto a capire più un cazzo. Io ti dico la verità, io farò il meccanico. E prenderai io pesce. Se un giorno anche questi pochi umani che sono rimasti diventeranno tutti quanti mutazioni, a me me li passa per il cazzo. Io mi rimango qua, faccio il mio. Quello che vogliono fare, quello fanno. Basta che stanno lontano dal mio culo. Questo ho capito. Ognuno fa quello che gli pare col culo suo, giusto? Io... Cioè, potete diventare anche tutti quanti, animali feroci, tigri, belve, uccelli... Io lo vedo il Gennaro un cinghiallo, la gente che io non stata, sono no? contro, ma... Mi faccio i cazzi miei. Io Gennaro sono cinghiallo, tu lo sai. Io vabbè. Faccio il falegname. Gennaro, vuoi diventare un cinghiale? Ma Gennaro è una statua. Così ti squagliamo e ti mangiamo tutte le volte che vuoi. Sono una statua. Zio Frank, se non ti dispiace, io me ne ritornerei all'SD e me ne vado a riposare. Va bene. Grazie. Fai attenzione, Mamma mia, mi ha fatto morire. Sono sempre sulla radio 44. Se per caso vedete mia figlia Jessica, fatemi sapere. Ma è buona Jessica.
Ancora, l'hai detta tu, l'hai detto prima. Ah, lo dico io ancora. La diceva prima che lui. Se un gesso la non c'è la roba della mano. Ma dico tu, mia figlia. Io non ho detto se è buono, ho detto. No, hai detto è bella. Bella, si dice bella. È buona stessa cosa, vaffanculo. Scusa, perché se mi vuole dare la mano di sua figlia. Ecco. No, è solo. Sei no, un no, vecchio, no. Sei un strunzo. Che significa? Oh, c'ha 25, quanti anni c'ha? 25. E tu quante ne hai? Io ce n'ho 26. Sì, a gamba. Sì, per due. Il mio bene, volevo dire 26. Io no. Oh. Ce l'ho 26. 26 all'incontrario. Ma dai, che sto sentendo che arrivano anche elicotteri. Gennaro, è vero o no? Stimo. Come elicottero? Gennaro, è vero o no? Il segno zodiacale di Joe Feng qual era? È vergine. Grazie per la clip. Vediamo. Cioè, però... tutti e due scemi. Insomma. Dove? Va bene, io vi saluto allora. Grazie Zio Frank. Arrivederci, dottor. Arrivederci, dottor. Non vuoi. Grazie. Ciao, dottor. Ciao. Abbi la porta. Denaro a Zeta. Riso Scotti. Mamma mia, con le lacrime sono. A me mi convincono. Non mi convincono. Giusto perché se arriva qualche sigaro, se ti vedono qua fuori iniziano a buttare qualche sigaro, qualcosa. Ah. No. Ah, vi potete mettere anche a parlare di ciò. Noi... non avevo finito, uscire. Ma solo da fare. A vuoi finire, una volta non sola fai ridere, non devi farlo più. Mamma mia. Prova pure tu. No, grazie. Prova. Sto pensando ad altro adesso, che dove cazzo va quello con quell'altro? Forse ora ho capito dove sono finiti i nostri 500 di metallo. Dove? Ma cazzo è Geoffrey? Boh. Ma che è crashato? Ma cazzo è finito? Cowboy c'ha la Vonfewer in mano. Cowboy è andato con quell'altro. A me non mi sta piacendo se combattimento. Cowboy ha la Vonfewer in mano, direttore. Ma io di una era un... ecco chi l'ha fatta, hai visto? Noi si facciamo il ferro, noi si fanno le mie tagliette. E beh. Va bene. Giochiamo la cosa. Andiamo subito, devo sentire la cosa.
Eccoci qua, dobbiamo sentire una cosa. Dovevamo chiarire. Che radio stava Fiorella? Oh, con la nostra, questo qua 866. Sì. Cowboy. Sì. Cowboy, check, check. Questo no, abbiamo sentito tutto. Ma che cazzo dici? Ma finisce. No, tutto mutato, come cazzo senti? Poi se leggi il labiale. Bravo. Me puzza nonno cowboy, me puzza. Me puzza assai. Oh, scusatemi un attimo, vado un attimo nei pensieri. Stanno passando gli arancioni con la moto. Ma lasciali perdere. Lasciali fuori. No, lasciali perdere. Se passano di nuovo, diciamo. No, devi fare come l'ho detto io. Lasciali perdere, fidati. Perché? Fidati, Gennaro. Loro hanno la carabbia e una pistola. Che fai, carabbia contro pistola, chi vince? Poi... ma loro non si aspettano per gli spari. Sì, fidati se l'aspetto. Ascolta a me, fidati. Fai quello che stavi facendo, cucina, cucina. Non ci abbiamo canne, vedi che ti puoi cucinare, no? Non posso cucinare niente. Ma che cazzo dici? Ma poi l'hai riempito il ricettario. Mi pare che non c'è un cazzo, non ho pubblicato niente. Quella è la roba per me. Ma come quello? Non ho visto niente qua. Cazzo dici? Uovo, 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 uovo. Tutto visto, eh. Il vino si fa ma qui, ma dillo dopo, il vino si fa ma qui. State un attimo, voglio sentire se stanno parlando off. E io non devo far sentire cose nostre.
Non è ammazzita, ma vabbè, chissà. Vabbè. Sono cazzo. Mi stavo per cucinare da sotto. Cosa? Non hai visto come sono passato sopra le fiamme? Affanculo. Appena diventa notte andiamo a raccogliere un paio di arance, sennò non se ne spessano le minghie. I fagioli, no? L'arancia avevi detto prima. L'arancia per fare l'orato. E faccio che devi fare quel fagiolo? Le zuppe. Ma la fanno tutte le zuppe. Le zuppe, guarda. Tutto parte del mondo. Che è successo? Ah, sembra un messaggio. C'è quella cacca. Ma dove c'è? Che è Snaverini? Ah, c'è un certo Andre Enea che snipera. Non dona più un cazzo. Proprio una persona di merda. Una persona di merda, proprio. Vedi, ma che ma che te potessi fare da mazza volendo? Ma si dove lo ama mazza. Bisogna per di poco. Non le cadiamo. Cioè, vogliamo un peso in più. No, 25, sì. Guarda, già a livello 59. Ah, ma nervoso mi viene. Mancano due canne. Ah, non è finito, Frank. Ma quittato, era qua. Ma quittato, o l'hanno quittato? Vediamo, aspetta un attimo. Ma è quittato, ma che succede? Un cazzo di zio Frank che quitta, senza dire niente. Vabbè. Zio Frank. Frank. No, va che ci sono gli arancioni qua che mi rompono i coglioni, stai attento. Ma che mentalezza di te? Ma che arriva, allora, è arrivato Cowboy con la mia moto qua così. Ma dove? Con Davide. Qua, RSD. Vabbè, lo sapevo io. Vabbè. Vista. Ormai, vediamo una chiamata Mostradamo. Ecco dove è finito i nostri 500 di ferro. Che ci fanno all'SD? Ora vediamo se cosa posso fare qua sul tempo. Guarda, se già prendo un gel, vi faccio vedere, vediamo che si può fare con la mano. Ma adesso vi siete upgrade e non state più nelle celle. Quale celle? Cazzo siete? Mi ho fatto la base più grande. Ma l'hai vista? Tu cazzo che stai a di? Come dici? Adesivi, albero principale. Albero principale, del forte. Vale. Non c'entra niente. Però sarebbe bella. No, non c'entra niente.
La foto apocalittica della Madonna. No, Glaxo non mi interessa. No, Gennera. Questa no. Neon. Chi è Neon? No, Neon, non muoio. Ah no, Fari. Fari sì. No, aspetta. Fari. Questa là, ma è giunto il Neon. Il Neon. Il Neon non i Fari, Non è la fatina del Scemo. Volante. No, volante è forse. No, non si fanno sto questo. Cazzo è sto coso? Non vedo niente, non c'è niente. Vabbè. Ma dov'è la tacca? Se volevo capire dov'è la tacca su sta moto. Vabbè, io non la vedo però, vabbè. Si può dare carburante. Frank, guarda, non la metto perché lo so, però guarda. L'hai vista? Non la vedo. Tipo di ruote, no? Ah, tipo di ruote, sì. Sportive, tuning. Aspetta, qual è? Non mi ricordo, sportive. Sono davanti? Eh no, davanti, che cazzo faccio? No, sedili, finitura. Puntoni. Se si sfonda così. No, non lo faccio. Puntoni, batti del coppo. No, non li faccio nemmeno. No, non ne faccio. Leva del cambio. Antenne. Idraulica. Finestrini. Filtro dell'aria. No, li potenzio se fosse. Ho fatto niente, ho fatto. Un cazzo. La Franghi. Senna. Oh. Potevo fare di tutto in quella moto, lascia stare, usciva la moto, minigun, cose che girano, sfondoni dietro. Diventava un Bravo. animale quella moto. Lascia stare. Eh sì, l'ho Tu devi lasciato dire stare. Non l'ho visto neanche, ma finita di pure la moto quella lì. È figata. No, perché siamo mai meccanici, ci hanno dato finalmente cosa per modificare. Finalmente direi. Aspettate un attimo, Michele, che mi ha mandato un messaggio. La mia fidanzata. Aspettate Ma che mai fare? Aspettiamo che si sta svegliando aia. A tempo mi fumo una sigaretta.
Scotto, scottolino lino, aspetta pegolino. Guarda chi tocca la mano, io non ammazzo Gennaro, basta. Gennaro, la finisci. Maronna. Quanti anni sono quando smantelli una macchina? Non ho capito un cazzo. Quando smantelli una macchina? Quanti materiali fai? Non lo so, lo tengo, sai. Aspetta che c'è io, tanto si vede. Vediamoci, va. Monnezza! C'è una monnezza qua al centro di base, Roger, Roger. Oh yeah, Roger. Non lo so, non si fa così l'americano, Roger, Roger, base. Vedi che cowboy non mi piace, eh? Dove sta cowboy? In giro con Davide, uno che era le ex SD. Ah, ho capito. Quello che andava sempre a lavorare. Qua c'è zio Frank con Gennaro, eh? Che cazzo sta a fare? Gennaro, lascialo vedere, Zio Feng sta pure. Come ha fatto a andare a fila? Non lo so, io gli sparo a Gennaro, lo giuro. Ha rotto già un cazzo abbastanza. E pure idea, chi guarda le live e lo scrive. Ma perché stanno messi così? Questi sono menati? Sì. Non so più un vedere una cosa, se vuoi già palla, palla. Chi vuole fare pugni con me? Figura? Stiamo vedendo, allora, ma lo cazzo sta? No, non è più legato. Sì, era a pugno. Io ti prendo a fuoco, vedi? Oh, vi svegliate tutte e due! No, a fuoco. A tutte e due li do fuoco, se non si alzano. Ma andate a fumare. Ma tutti quegli altri? William, Andrea. Non lo so. William non lo so, lo vedo. Andrea si sveglia più tardi, come sempre. Cowboy, allora, è andato in giro con Davide. Chiama Cowboy, chiama. Ma sta Cowboy. Facciamo che Cowboy è andato con Davide. Lo dell'SD, te lo ricordi? Sì. Facciamo una cosa. Mettiamo appostati vicino alla casa di Arancione e li buttiamo a terra. Beh, appena arrivano a casa loro mi interessa un cazzo, non l'hai detto. Ma la sub devi fare una donazione, e come le butti? E come le butti le pistolettine? Con le armi ce l'abbiamo. Ma che cazzo abbiamo? Siamo quattro mendicanti. Com'è che cazzo abbiamo? Ci abbiamo due altri due AR. Io non ne prendo, non la voglio vendere, non ne prendo, mi dispiace. Gennaro è morto, addio.
Perché quelle là non metto di mandare. Parliamo di serie. Grazie per i 100 bitcoin comunque. Non mi comprare. Tu dimmi, è normale che uno della tua comunità piglia un ex amico, se ne va all'SD, Donovan lo vede all'SD, mancano 500, non un pezzo di fare 500, quindi vi faccio due domande. Buonasera. No, buonasera. Buonasera. Che prendiamo, moschetto? Ma piglia che non cazzo vuoi tu, ma perché vuoi sparargli ora? Io volevo fare quella cosa. Che cosa? Il mio piano, ma oggi non può essere, bisogna, siamo quattro gatti. Ah, quattro gatti, li aspettiamo fuori casa. La puoi fare col trance, senza problemi. Facciamo un po' di munizione, armiamoci per bene, facciamo due giubbotti. Chi è Donovan? Stasera è la serata buona. Donovan, detto... Mike, non fare un scemo. Ma l'ha detto offre del piso, sto dicendo offre del piso. Che stanno contro gli umani, o arriveranno proprio senza munizioni a casa loro. E noi ce li facciamo. Non è che noi abbiamo le munizioni, Oh, tu lo date munizioni, non bevo cazzo, date 110. E te la pistola, se ci sai sparare, li fai. Oh, ci abbiamo 93 munizioni per il fucile. Io non lo prendo il fucile. Non mi fido. Ah, cowboy poi gira con la WON pure. Non funziona, l'ho già provato. Non puoi, se deve funzionare, scusa, l'hai fatta a qualcuno. Nel frattempo che loro vanno a fare. Se l'hai fatta a qualcuno non te lo fa, ma se non l'hai fatta a qualcuno, basta che clicchi bene, la fai. E che clicchi e lì ti spunta di fare. Grazie per follower Dracato 40. Vabbè. Ma staranno con i loro. Sparate il numero. Cazzo mi interessa. E il loro ma chi te l'ha detto? Io mi prendo il loro, lo porto a casa. Poi vediamo. Ma lo vuoi fare? Chi te l'ha detto? Sì, può fare, se può fare. Ma tu non sei credente, che ne finisci, stai zitto. Si può fare. Facci fare, minchia, quando ti offrendo può fare, fidati. Minchia. Non sa, non fare, sa bastare. Non sa fare. La fila a sparare sì o no? Ma stiamo senza munizioni, senza armi, che dobbiamo sparare qua? No, ci sta il moschetto. Shh. E ci stanno le munizioni. Nel movimento. Loro arriveranno senza munizioni. No. Venga, butto. Strano. Vuol dire che hai fatto su con qualcuno, qualche canale. Ma fangulo zero di merda, ho fatto venire un cocotto. Bello! Ma fanculo, pure per te. No! No! Apri te. Ma il fucile che sta là dentro lo deve prendere qualcuno. Andiamoci. Qual era? Non mi ricordo più quale cazzo era, che so che fosse. No.
Ah sì, ti frega, è indifferente. Come devo fare a te? Uno che tanto dopo potremmo cambiare, che ci frega? Beh, la nera e bianca. Sì. Guarda che bella. Falla. Oh, falla come cazzo, ti pare a te, la rottura cazzo. Facciamo così. Ma perché così? Che schifo. Ma dopo lo tocca a cambiarlo, che ti frega? Ma voi smette di chiamarmi papà sempre, ma... Così, bello. Così? Sì, 42, l'età di... Ma quella è la tua. Ah, mia, non puoi essere, tu sei più grande, cretino. Allora sarà il zio Frank. Beh, può essere. Ah, zio, vieni un attimo vicino alla casa. Che cazzo vuole, zio? Cazzo vuoi? Mi riesci a fare un silenziatore? Ho un'ottica. Quale cosa? L'ottica non penso proprio. Forse, dico forse silenziatore, ma dipende, fammi vedere quanto costa. Vedi l'ottica? Vabbè, vedi l'ottica, vedi chiesto. Silenziatore 20 e 30. No. Se ti posso fare tutte e due cose, aspetta, va. No, a me sinceramente interessa di più l'ottica che il silenziatore. Io allora ti faccio l'ottica, aspetta. Radio 222. Un attimo, 222. Okay. Faccio l'ottica qua a bambino, se no poi siete pieni. Ma non vuoi dove sta? Oh, poi fa la fine del topo. Che già mi sta facendo unghiare la sacchetta. Oh, poi plastica e vetro. Mi piace a me. Drag Cat, chi sei? Scrivi, buonasera, non decente. E ti devo sparare in bocca, guarda. Sparo in bocca a tutti, ci basta. No, 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 no. Ma la pistola ce l'hai, sei più silenziatore? No, no, mi serve solo spucci. Vabbè. Mi devo fare abbastanza, sto 90 munizioni. Ci stavi ferro? No. Sai, ieri avevamo fatto 500. Di preciso 559. È rimasto 69 di ferro. Dimmi tu. Però 69 di ferro, secondo me riusciamo a fare un po' di munizioni. Che cosa ti puoi fare, un cazzo? Se ne fosse solo una. 10, no, 25. Guarda, 40, 30 e 10, mi sei 40, 30 e 20. Vabbè, 15, 20 e 10. Quindi, vabbè, te ne fai 2. Te fai 50 e fallo. Apposta. E fallo. Vuoi vedere? Tu alzi che te ci messo. Io a balestra, 80 frecce. Vediamo come sparo a balestra, secondo me è sparo a minghiare su. No, perché?
l'amore. L'amore. Quando ce l'ho dalla fine, 6% di batteria, faccio il ruolo, cazzo. Ma che ma fa? Ma che è sta cacca? Ma che vuoi? Ma non lo so, ma che è sta porca? Mamma mia. Sta da fa? Allora, ho preso 3 band, un defibrillatore, 3 bottiglie di danno. Va bene, mia felice a pesce. Per me non dobbiamo fare questa azione. Ciao Stex! Stezzino! Tranquillo Stex, mi sono dimenticato di te, tranquillo tu. Fammi fare qua e più qua, che io di là sto formando come ci fosse domani e comprare una macchina degna del mio personaggio. E poi devo fare pure qua e più di Stefano. Che cazzo è sto show? Le do una testata. Non ci puoi mai dormire in pace. Ma vai a dormire, vaffanculo. Adesso poi di magari io. Come? Andrei. Così si deve puntare volevo... l'arma, l'hai capito? Non si punta come la punti tu. Volere volare. Prendi il pesce. Prenderti i nostri. Ti venga, perché di quel Benzi. Colore? Che cosa? I pantaloni blu, sopra il rosso e nero. Cazzo mi da adesso. Ma vestiti come noi, scusa. Ma perché no. Devi andare ora? Per me facciamo una minchiata. Perché? Ma così, facciamo una minchiata. Allora, ma se cowboy mi ha detto che ci stanno, si stanno fightando gli arancioni con tutta il... il percorso. Così. Hai preso aia, coglione! Pensavo di ammazzare aia. Se cowboy, a parte che con colpo non va sempre. Se cowboy ha detto che stanno a fightare... Se cowboy ha detto che stanno a fightare... Ma come te l'ha detto? Me l'ha detto prima, quando è venuto qua. Ha detto che stanno a fightare con... Stanno a fa sparare insieme a... contro gli umani. Secondo me, se andiamo verso casa loro... E non ci stanno, io resterei in quella zona là. Della città, mi metterei piazzato sul tetto, come li vedo passare, prendergli addosso. Anche perché il commendatore mi ha detto che... Scusa. Ui. La mezzita? No. E imbecille. Come una pazza. Oh, io in casa sto portando con 4 molotov. Per non lasciarlo. Che radio. Prendete tanto cibo d'acqua. No, quale tanto cibo d'acqua? Ma che cazzo sta dicendo? Chi è che sta facendo sniper? Vediamo subito chi sta facendo sniper. Perché appena fanno sniper ti spacco la faccia. Facciamo se di eh?
Ok, per adesso sono paramilitare, c'è, vabbè, paramilitare non è una cosa molto grave. Tu com'è che stai? Io stai un po' così, mi ho fatto dare la gamba. Non ho problemi nella placca, ma il problema è l'altra placca. Quella là all'interno. Ma qui non c'è la maglia. Oh, io dove Ci sei, va, entra. Dove vai? Siamo quattro. Andrea? Ciao. Andrea è medico, lascia la casa. che facciamo? Andrea ha la moto, Gennaro vai con la moto. Ma poi perché stiamo andando due colori diversi? Mi ho spiegato, ma no. Vabbè. Eccolo il tuo friend. Ma io li sparo a Gio Frenghi. Adesso che farò? Devo soffrire in silenzio. Andrea, Ferrario? Non lo so, aspetta. Radio 2-2. Sono in radio. Ma perché dobbiamo prendere tutti questi veicoli? Perché che fai? Lo fai andare da solo? Eh sì, se no dopo come ci riportiamo i veicoli nostri? Ce li portiamo, vedi che sono tre veicoli che hanno preso, Come fai la chiave di casa? Chiudi eh? Mi investi. Tu non le chiami. Ah, tu, lui investe te. Sì, mi ha dato due colpi, hai visto come l'ha fatto uccidere? No, è così più bella sta cosa. Andiamo? Vai. Ma come fa a sapere dove stanno? No, andiamo all'SD, ha detto, no? Penso che ormai se la fanno sempre lì. Ma visto i cowboy, l'ha detto. Vedere, non lo so. Quanto tempo fa? Ma mo Oggi. c'è viva pure capo. Ma c'è cowboy? È vero quello dell'altra radio? Sta nella nostra. Tu entra nella nostra, ogni tanto fai, quando arriviamo lì. Cowboy, però non gli dire la radio questa. Quindi dove sei? Cowboy, mi senti? Qua non prende ancora, sei in centro città. Dove sei? Preso. Vieni verso il penitenziario. Vieni, guardiamo da vicino. Fermiamoci al penitenziario. Fermiamoci per il penitenziario che sta arrivando un cowboy. Allora, vedete, Daria? Sì, l'ho detto Ha detto adesso. stava qua in giro. Qua in giro. Che gli sparo in bocca, cowboy? Visto di laia, non mi piace questo atteggiamento. Sparisce il ferro. E quello ha una von in mano. Ma quello ce l'aveva, la mo che ce l'aveva. Appena arrivato gliel'abbiamo dato. Ma non vedo. Eh sì. Oh, che dici? Stiamo aspettando Aspetta, sta cowboy. arrivando cowboy. Era qua in giro. Perché qualcuno di voi sta slotto se sei. Sì, ho fatto entrare il Sì. Gennaro. Lo Frank, che cazzo fai queste domande? Mi dovresti conoscere, cazzo, un anno, anzi 2 anni che ci vuole. Anzi, scusa, 7 in totale, capisci? mi sono scordato di 5 anni. Ok. Dov'è? Ha detto un secondo che Davide c'ha problemi alla vista. Sì, io sparo a lui e a Davide. Faccio vedere lì i problemi.
Oh, non hanno posato i zaini qua. Quale zaino? Non ho posato manco io lo zaino. Bravo. Perché? Io l'ho posato. Perché se muori ho tra perdere quello per te. Oh, fammi toccare il ferro, ma te chi sto se muori, mamma mia. Io lo sai, non l'ho posato. Io li sfare in bocca a chi sto. Dopo che cambia colore al completo. I tubi di che scali, però sinceramente a me piace. Allora vedremo come cazzo sì. Fare questo. Vediamo chi farà più uccisioni. Voi con le carabine o io con la pistolettina. Qui ne faccio già una. Sparo in bocca lo sparo. Quasi diciamo sull'autostrada per la pendenza. Ragazzi, ho lasciato il piede di porco al coltello a casa. Va bene, ci fa. State sempre attenti, non si sa mai qualche puttanella entra nella nostra radio. Oh, tutto a posto, hai fatto i tuoi pipipiteri. Ho fatto? I tuoi poteri. Sì, sì. Ok. Vieni, vieni. E non lo puntava. Ma stai zitta. E lo fai cagare sotto. Si deve cagare sotto. Che è sta cosa? Vieni, la macchina, dove sei stanno? Dove sei stanno? Dove sei stanno? Ecco, leva del cappello che cioè dalle porte l'armi dietro. No, sono 9 mm. Ma se ci avevi il bonno prima? Ah, non sono anche la carabina. Davide, tu sei armato? Sempre. Ok, perfetto, andiamo. Dove? Dove? Che cosa? Ma spiegagli almeno il piano. Sì. Radio 222. No, come 22? Ecco. 22, no 222. No, 222. Ah, io ho fatto 22, va a fanculo. Ma per cosa? Cosa? Che dobbiamo fare? Andiamo a riviarci i veicoli. 2. O i nostri o i loro. Oppure sei amico dell'arancione, dilla la verità. Sparo una freccia al cuore. Davide, okay. Non ti preoccupare, l'arancione so freccia. Non so, me lo stavano dicendo che tipo rapiva gente così. Ah, ecco, hai visto. Hai visto dunque. Vai Gennaro, guida tu che puoi fare il nostro 2000. E dove andiamo precisamente? E tu sei della radio 22, lo sai. Io sto andando 2222. 2222. Due. Cosa sto la macchina, non la posso. No, no. Aspettate un attimo, che è successa una cosa gravissima. La maia. Ah, il filo della cuffia si è messo sotto la... Aspetta, fa capire. Dove lo fa? Aspetta! Che è successo? Un secondo. Perché ridi? Che è successo? Perché leggono i pensieri. Ah, Prova. Vai. Un attimo solo. Ce l'avete una benda? Sì, e ce n'ho, andrò qua, andrò qua. No, mi serve adesso. Andiamo! Ma non sparare il nostro, che con la moto non ci stanno dietro.
Aspettateci. Ma non so manco dove. Sì, ma devi aspettare, quando lì si deve mettere un os. Ma questo non si leva più sto os. Cioè, no, ma sei proprio un coglione, fatelo dire, che devi aspettare e metti il nostro. Solo a te dura così tanto, boh. Non capisco. Ne dico di cambiare insieme. Sì, siamo qua. Era una prova per vedere come ne riuscivano a avere due. Ci è rimasto la radio aperta, perché credino. Non si è sentita l'ultima comunicazione. Ecco. No, ma da ma vedete fino dove sta casa loro? Vai piano, non vuole. Perché che devono di sotto? Allora, piace. Questa moto che la possiamo chiudere la lasciamo a tre strada. Nei pressi della casa degli arancioni. Prima che si ferma a raccoglierla e lo spariamo addosso, punto. Buona vita. Sì, ma non so dove è casa loro. Io prego, avanti tu. Lo starci mi dare comunque per questa casa là. Cowboy? Sì. Stai dietro? Sì, sto dietro la macchina. Facciamo questo un po' lentuccio. Era finito il filo sotto la sedia, che palla. Rompermi il filo dalle cuffie e ci stare in atto. Messaggio dell'amore. Sì, così dobbiamo andare a finire la casa. Un altro posto, stiamo davanti a casa loro. Siamo proprio passati. Appunto. Allora dobbiamo trovare un edificio. Amico. Loro secondo te per parcheggiamo i veicoli. Non ti ricordo. Ma io questa la posso chiudere? Sì. Cosa fare? La chiudo? Ok. Ma c'hanno un solo cancello qua per entrare. Questo qua a sinistra sarebbe. Ce n'è uno grande davanti e due di piccoli. Ok, allora venite qua, venite qua.
stai? Io sto proprio di fronte ai casalpa, mi fa sapere i pezzi. Casa loro non sto davanti al cimitero a destra, scusate. È qui a destra. Oh boy. Mi stanno facendo una minchiata pazzesca. Ma però, mi devono fare questo. Io Frank, noi non ti vedemo comunque. Tieni presente dove sta il benzinaio? Loro sicuramente arriveranno o da sopra dove sta la cosa. Sto sopra il tetto, a Zedo lo sa dove. Io non me lo ricordo, Zedo lo sa. Vediamo, non me lo ricordo. Ma Davide, sei in radio. Edificio rosa, quello là di fronte a casa loro. Davide, sei in radio. Non lo so, non mi sembra perché non risponde. Potete posizionare anche una moto giusto al centro dell'incrocio qua, Ma la moto non mi lascia la parcheggiata. No, portate una moto a terra al centro dell'incrocio, fidatevi. Cazzo, ti senti questo edificio di merda? Cerca Davide. Ma come cazzo sei salito questo cazzo di edificio rosa? Non mi ricordo. Raga, io sto proprio nell'edificio di fronte a casa loro. Io mi penso. Uno che sale qua con me. Ma dove? Gennaio, mi sono perso io. Dove stai? L'edificio rosa. Vedi che qua stanno altre scale intorno, si sale su tutti i tetti. Vedo, stai di fronte a me, vedi, mi hanno buttato giù. Boh. Bravo, non capisci. Sì, ma loro con i veicoli da dove entro? Oh, per entrare con i veicoli c'hanno solo un'entrata grossa, non ce n'hanno tante, spero solo che non girano dall'altra parte, però. Sì, ma io non la vedo sta entrata. Jenna, sta là, di fronte a te. Non la vedi perché sta a fianco al muro. Ah, ok, diciamo dove sta il rottame delle macchine, là. Diciamo le moto dove cazzo l'avete parcheggiate che butta una moto a terra? No, l'abbiamo parcheggiata nella nostra villa. Secondo me se butti per terra la moto mangiano da fuori. Sì, anche perché sto metodo già loro l'hanno usato.
se invece lo aspettiamo dentro casa, che tanto se l'aspetta. Dentro casa non puoi. No. Riparti kit di riparazione? Ce l'ho, ce l'ho. Un solo kit però c'ho. Non so sentito. Devo andare a fare la pipì. Proprio adesso. Qua già ti stai pisciando. È un'emergenza! Torna subito! Torna subito, ragazzi, mi sto scoppiando! No, ma da te si riesce a fare? O devi stare sempre abbassato? Io sto qua, mi vedi su da qua. Ecco qua. La parte del cimitero ci sta qualcuno. Sono nell'edificio di... Vaffanculo, Tucano! Me l'hai gufata! Ma andati al cimitero solo a piedi possono entrare, l'unica entrata dove possono entrare con i veicoli è questa. Io non penso che siano andati a piedi, no? Ah, ok, sono l'unica dove possono entrare i veicoli, ok. Sì, 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 questa è l'unica, io ci sono entrato qui dentro, questa è l'unica per entrare con i veicoli. No! Ok, si sana! No! Ragazzi, ma nell'edificio rosa, guardando a sinistra, quello di fianco a quello rosa, c'è qualcuno in cima? Ci ho provato io a salire, non riesco a salire. E su quello dopo ancora? Quello dopo non vedi un cazzo, vedi tutto piccolo piccolo. Io sto su quello rosa.
Chi è che sta in strada? A Z? Zidano io! Ma come cazzo sono salito in quello rosa? Dai, ora ci saranno i sniperini e non facciamo niente. Scale! Finalmente! Scale! Finalmente! No. Sei bello riparato. Eh? Qua sei bello riparato. Eh sì, ma qua pure vicino a sparare con le sezioni sopra il tetto. Ma l'ultima volta che avete sparato quelli tra i sacchi, avete sparato da qua? No, dall'altra parte, da là, dove è la cosa rosa, dove Geoffrey e gli altri. Oh, quindi dietro di me? Sì, qua però più facile, sei più vicino. Vediamo se la balestra sono Robin Hood. Sì, come no? Ero là. Ero di là sotto, l'ho sparato a quelli che erano lì. E ci sta ancora la live. Niente, oh, non si vede un'anima. E dai, se staranno a curare le ferite e poi torneranno a casa. Se stavano a sparare con altra gente, penso si cureranno le ferite e poi torneranno. Fido non lo fanno. Io penso che prenderemo un bel pesce. Caboy, ma tu l'ultima volta dove l'hai visti? Come? L'ultima volta dove l'hai visti, che mezzi? L'ho visti con il rumpo. Ok. Sì, li vedo spesso con il rumpo. Un giorno l'ho visti addirittura che sono col camacio e anche ad un buggy. Però oggi l'ho visti con il rumpo. E non li hai sparato quando l'hai visto col camacio? Non ero da solo. Dove l'hai visti? Alla base di Reaper. Adamo di anche Reaper. Poracci, sai che camacio è nostro, non vengono a dircelo. Ma che cazzo? Beh, ma lo sanno tutti che ce l'hanno loro il camacio. E allora devono morire tutti. Comunque, almeno un paio che sparano l'ero del rombo ci stanno che lo vedono bene la strada. Io sto proprio davanti all'ingresso. Io vedo la strada di laterale. Io vedo proprio l'ingresso da davanti con il solito dei cespugli solidi, diciamo. E dopo di me. Davide è con te, Cowboy? No, ho avuto dei problemi, adesso rientro.
Mi avete fatto cagare sotto voi dall'altra parte del tetto. Mi sa che queste scale dove stiamo noi non funzionano per scendere. Prova a scendere con i primi occhietti. A posto, funziona. A posto, funziona. Chi è strada? Io. Così tranquillamente. Ci voleva John, porca puttana. No. Ci voleva John pure, vaffanculo. Anche sull'altro tettuccio rosa, Jenna, stai bene. Gennaro, torna indietro. No, no, vieni di qua, Gennaro, vieni di qua, non andare dentro al vicoletto. Gennaro? Dove, dove, dove? Torna verso di me, vai, 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 vai subito a destra, 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 vai a destra. Vedi, sta un cancello semiaperto, entra. Ci sta una scala, poi sali sul tetto, poi dopo... il tubo del condizionamento, ci sta un'altra scala che scende giù, che scende sopra l'altro tetto, vedi? No, no, dopo, 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 ce n'è. Perfetto, là stai benissimo. Ma... la vedo difficile. Ma una bella molotov appena si mettono là così esplodono direttamente. Tu stai senza pensieri, me ne sono portate quattro. Devi fare sempre l'esagerato. Sei troppo lontana, Zed. Ne ho due anch'io, comunque. Mangiate e bevete in abbondanza. Non vengo, non mi sa. Non vengo perché hanno fatto sniper. Sicuro, come la morte. Sicurissimo. Mai canuscio. Tanto un vico. Eccoli. Sparate. Guidatore a terra è morto. Entriamo. No, no, no. Vai, tutti dentro, tutti dentro. Il guidatore a terra, entriamo. Non dentro casa d'oro. Dentro, dentro, dentro. Dai, dai, vediamo il veicolo, via, via, via. Rimaniamo qua noi due. Ditemi quando entrate. Un bagno. Occhio, occhio, se andrà uno da fuori. Occhio, se andrà uno da fuori. È andato uno dal lato destro, occhio. È dei nostri, quello da. È dei nostri, è dei nostri, aia, non ti preoccupare, stiamo guardando noi dal lato destro. Sono io dal lato destro. Mi sto facendo il giro da dietro. Hanno chiuso la porta questa qua, dobbiamo rotto la macchina. Entrate, state entrando dal Gennaro e Geoffrey, andate dall'altra parte. Un altro dentro morto.
Hanno chiuso dentro il veicolo dove stavo io. Ragazzi, questo è dentro la base, un altro dentro morto. Entriamo. Sì, 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 vai in supporto. Non entriamo in tutti perché potrebbe essere... Io rimango fuori, tanto guarda arriva qualcuno avverto, dai. Anche io rimango fuori. Vieni. Ok, ti ho visto. Ci sono anch'io. Cioè, dovrebbero avere addosso pure le chiavi. Viategli le chiavi, aprite il cancello e portiamoli al veicolo. Allora, dentro sta uno nel veicolo a terra, un altro sta a terra da qua. Confermo. Ispezionate tutta la base. Vai, vai, raga, puliteli subito, riparate il veicolo e portiamolo via, subito, subito. Fate veloci, prima che arriva qualche un altro. Non lo so se ci sta qualcun altro con lui. Chi è che sta a correre strada? Toglietegli le chiavi. Sono io che sto correndo in strada. Cara ragione, avete preso il pesciolino. Raga, fate veloci, non vorrei che arrivi qualche un altro, dai, fate veloci. Ma non posso venire qualcun altro. Mi sembra strano che erano solo in due, dunque fate attenzione. Se potete portategli via tutte le chiavi, Veicolo me lo fa prendere, incendiatelo. Fate esplodere il veicolo, qualcuno con la moto qua. Buttate la molotov sul veicolo. Vai Andre, tocca a te. Mi sentite? Togliti da lì. Ma non è meglio portarselo. No, 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 non si prende. Vai. Ok, allora lo distruggiamo. Morirò? Te pare. A chi cazzo state sparando? No, Gennaro, c'è un problema con a terra, mi sa. Genna, butta la molotov dentro e andiamo. Mi sono fatto malissimo. Mi sono fatto malissimo, proprio male male. Andiamo, andiamo, forza. Un attimo, la macchina è ancora intera. Chi è che sta in strada sul lato destro? Non noi. Sempre io. Le avete preso le cose? Serve una mano a far scoppiare la macchina. Basta una molotov addosso, ragazzi, e andiamo. Scappare. Non scoppia. Ma che è che sta sparando? Ma non sparate, ragazzi, state calmi. Se non scoppia la macchina, come la distruggiamo? Lasciatela perdere, è inutilizzabile. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Via, via, andiamo a casa. Abbiamo preso tutto? Sì, sì, andiamo. Ai. Wow, abbiamo scassato al culo, li abbiamo rotti. Wow, ma abbiamo uno giorno di sopraffare, wow. Sì, ma non mi piace questo fatto che ne abbiamo fatti solo due, il resto dove stava? Quello ha fatto finta di morire per sé. Erano in tre morti. C'era uno che si era buttato per terra e mentre stava per terra ha chiuso il cancello. Ma poi ho detto dategli un colpo in testa per controllare se è vivo o morto. No, una cosa strana è che lui si è buttato per terra facendo finta di svenire, ma mentre era per terra, finto svenuto, ha chiuso il cancello. L'importante è che avete preso le chiavi e tutto quello che c'erano addosso. Un moschetto usurato, una pistola, stati qua, hanno le macchine, dove andate? Sinistra, sinistra. L'importante è che avete preso tutto, punto. Sì, la macchina era distrutta praticamente. Cioè, aveva tutte le ruote a terra, tutta bucata, tutto. Vabbè. Aveva 60 di liquido per lanciare, ragazzi. Grazie.
Andiamo a casa, veloce. Davide è diciamo gli occhi violentemente qua. Andate per sopra, eh? Per sopra, per la collina subito. Qua, subito a sinistra. Qua a sinistra, chi è che sta guardando? Io. Ah, già hanno pigliato un pesce. Mi sono stanno, wow. Ti piace, eh? Come un po'. Ti è piaciuto, cowboy? Ma che cazzo? Oh, cazzo, l'ho visto. Ma che cazzo? Mi avete inchiodato, come fai? L'ha investito in lui, l'ha investito. Stava a casa. Stava a casa, stava a casa. Che bomba. Ma dove si va? No, l'ha inchiodato come pazzo. Siete un bundo, una cazzarina su. Toglietevi la macchina, la macchina supererà. Torniamo a casa, zio Frank, pure divisi, fottetene, basta che torniamo a casa. Solo Endrero, non mi pare strano pure a me, però vabbè. Dando sta un po' mafioso comunque, mi piace. Per dissocio che ha detto. Sta un po' mafioso, è stato avanti casa, è così bello, mi piace. Lo faccio più spesso anche da solo, volendo. Non lo vedo più. Il giorno sta con il culo per terra. Ma quello che si è finto molto, che era? Mamma tu, tipo mamma tu a fatto. No, è finto molto, fai della cosa, ma sta. Chi? Cosa? Una nostra vecchia conoscenza. Ah, ok. Ha preso il pesce sto merda. Ma poi ho detto, datevi una porta in destra, vedete se è morto. Ma lì proprio sono visto che si stava alzando. Niente, ho sparato. E? Mi fa anche che stava lì. Un attimo che sta guidando. Ah, le chiavi di casa, okay. Qualcosa l'ha preso, no? Qualcosa. Io non lo so, ero fuori. Ho controllo la polizia per sempre. Che sapevo. Abbiamo lasciato comunque. L'importante è che il veicolo è inutilizzabile. Sì, l'abbiamo sventrata. Ma non è esploso. Non esplodeva. No, esploso no. Stranamente. Però c'ha tutte e quattro le ruote a terra, ne abbiamo tirato tre molo dopo pure di più. Abbiamo sparato un fregatore. Ma la preghi. È abbastanza inutilizzabile. Te lo dici, con la molotov abbiamo sparato più di un caricatore addosso al veicolo, non è esploso. Stanno in caffetteria, stanno. Capito? Sì, sì, tranquillo. Da quando? Vabbè, quello sono abituato. Caffè. Sì, stanno in caffetteria per info. Sì, per info. Sì, perché ci hanno sparato senza avvisarci, uè. Ma voi? Come abbiamo fatto di mira? Fatti ballare, aspetta, fammi ballare. Ma vedi che loro la volta l'hanno fatto a noi, a John e a Malak, che si erano appostati fuori e aspettavano che uscivano. Quindi ci siamo vendicati allo stesso modo. Facciamo solo attenzione ai fuori casa, sì, sì, questo il resto di loro. Già vista tutti loro, quindi. Pochi cazzi. Ora stiamo sempre attenti quando usciamo, perché questi sono peggio dei bambini. A che ne sanno che siamo stati noi? Che sanno che abbiamo fatto la guardia? Oddio, però sanno che comunque con noi abbiamo ci hanno rubato i veicoli, quindi. Ma non hanno no, dove siamo stati questa, ma non ci atterravamo. Prove no, però sospetti. Nemmeno sospetti, quindi sono svegliati a casa. Svenuti a casa. A che ne sai, ci hanno mangiato qualcosa del loro ruba cucina da domani. Io tra l'altro sto pure senza cappello, quindi proprio irriconoscibile. Ma non ti posso riconoscere, stai tranquillo, cowboy, impossibile riconoscerti.
Vai, no, perché qua mi riconoscono tutti col cappello, non si sa come. Ah, boh, capisci, erano morti, sveniti. Ma lasciala così, tanto mica... No, dico proprio in generale. Oh boh, mica poi. C'è una posa, perché stai a fare? Ma tanto non altro. Tanto non da... Allora, possono ricordare. Mamma mia, ma chi stanno a fare i bambini? Potete dire, mamma mia. Ragazzi, vicino al fuoco per il resoconto del bottino. Il resoconto del bottino. Io ho trovato un po' di munizioni pistola, tutta la corsa qua. Io non ho trovato niente. Un caricatore esteso buono che mi serviva. Munizioni lanciafiamme, ragazzi. Un messaggio ho trovato. Che messaggio? C'è questo messaggio? È legge. Legge. Ordinanza di spostamento. Spostare beni personali sulla porta aerea. I laboratori mai non sono più considerati il luogo sicuro. Autorizzo l'uso di tutti i Tyrant per la difesa dei medici. Quella roba lì è quella che. Quello che è successo prima, basta. Allora, io ho trovato due berrette, 117 munizioni pistola. Oh, la berretta mi serviva. Un moschetto usurato. E poi... 20 munizioni del moschetto. E chiavi niente. Io ho trovato un decotto. Chiavi niente. Un decotto sconosciuto russo. Ma chiavi scusa, è impossibile, che niente. Qualcuno di voi ha trovato le chiavi. La chiave numero 16. Ok, a posto, io poso tutto in cassa, se posate, vi la prendete. Sì, perché mi è giurata. Ma non ce l'abbiamo l'olio per fare ste cazzo? Sì, ci abbiamo. Ah, vabbè, ne abbiamo appena pescato. Ce l'avevo più, vabbè. Ragazzi, tutte le carabine si smontano e si riposano a casa, con tutta tranquillità. Sì, li usiamo solo quando dobbiamo fare queste cose, va. E siamo complete. Ma adesso me lo prendo perché sono sempre. Oh, dimmelo dal mongolino d'oro che ho messo a terra legione. Io mi dissocio di quello che hai detto. Ti sparo in bocca. Io ho esploso le gomme. Io ho messo a terra legione. Non li ho visto sparato, non ho aspettato come dicesse sparato. No. Ma com'è? Ho smontato una viga e mi dà una beretta. Che cazzo è? Buono. Meglio così, no? Oh, che cazzo è questa cosa? Mi sta cavando la regione. Ma come l'ha detto? Ma qualcuno me l'avrà passata, Gennaro. Aspetta, no, qua no. Sta succedendo una cosa. Aspetta, venite un attimo nell'applicativo. Aspettate un attimo, venite nell'applicativo. Successo. No, non mi piace sta cosa. Aspettate un attimo, mi muto.
No, no, niente, eccoci qua, ragazzi. No, quale guai, guai, guai facciamo noi, guai. Hai visto come l'abbiamo hanno sgidulato, hanno smidagliato. Ah, che bello quello che abbiamo fatto. Mamma mia, ma siamo sollevati, no? Fa diretto, Ma tu ti immagini lo facevamo qua, era più bello ancora. Ma è stato bello, è stato bello. Ma tu pensa che io avevo intenzione? Falli venire qua. Felice come un bimbo. Abbiamo fatto un giro? Sì, Ma comunque è scontato che ci chiamano in caffetteria, stanno tutti in caffetteria, anche quelli che non facevano parte dell'azione. Va bene, normale, Cazzo mi interessa. Hanno preso il pesce. Senti, ma apriamo un paio di veicoli e andiamo su al mercato a vedere che succede? No, io devo aspettare River. Sicuramente River non ci contattano qui, andiamo sulla vecchia radio e andiamo su verso il mercato. Ragazzi, Ragazzi, andate andate sulla sulla vecchia vecchia radio. radio. E non parliamo più di queste cose. No, non prendiamo nessuna macchina. La 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 la. Finalmente Zefreng abbiamo trovato il fornello. È una vecchia radio, cretino. Il forno, no, il fornello serve per cucinare, mannaggia a te. No, fammi parlare come voglio, vaffanculo. Mamma mia. Ma tu ti immagini lo facevamo qua quella cosa come avevo detto, mamma mia. Tutti Se lo lì. sempre fa. Certo, vediamo, ora vediamo. Preparati per andare a bere un caffè, guarda. Sti cazzo. Ma Gennaro dov'è? Non mi dite che ha fatto spara spara e si è andato a dormire. No, adesso arriva. Ma Gennaro? Arriva. Bella partita sfondata le tutte. Vediamo, lo sfondiamo. Io voglio vedere se. Ora tu spiegami, erano in tre, perché sono in quattro in assistenza? C'è una cosa che non quadra, non capisco. Ragazzotti, andiamo a fare un girino. Modo d'assistenza. Richiesta assistenza. Ah, bene, quelli fanno così, l'assistenza. Ah no, l'ha fatto alle 21:11, noi l'abbiamo attaccato prima. Quindi. Ah, ma c'era. No, vabbè, c'era pure Eagle. Vediamo come finisce. Ah, aspetta un attimo, non avete premura. No, gli hanno sentito che succede, E vai so, e vai col No, cowboy, lascia vedere. sta qui a aspettare che Vabbè, arrivi. allora andate tutti e due un attimo, e poi venite. Ti portate a Gennaro. Ah no, fa un giretto. Vai, Gennaro, vacci. Io non ci vado io. Sei pazzo. Ah, che bello. Devo rimanere Ma è così. meglio che te la cambi. Ma perché la deve cambiare? Ma è scemo, ma io lo saccio, ma. RP, perché deve cambiarla? Così degli Andrea 866. Attenzione, 866. Era per passare a me. Ah, sto solo guardando. Ombra, vieni pure tu. Dio, se te la puoi far fare, mi raccomando. Mi raccomando, non mettere le cose non mettibili. No, no, sto solo cambiando quello. Perché io ho visto la mia, ero tanto No, tentato. su questo non si fa niente. E la mia invece tante cose. A parte il colore, qua non c'è niente. Ah, Sì, occhio. vengo anch'io. Ma vai con l'ora della Andrea. macchina, scusa. Sì, vengo anch'io. Parcheggio, arrivo. Solo Perché ce quello si può arriva? fare su quel tipo. Ma a me devono venire River qua. E io e te rimaniamo qua. Aspettate, Possiamo vengo in levare. macchina. Siamo le ami, prendiamoci la pico a mezzo.
Ma perché devo posare l'amico, scusa? Cioè, devo posare le ampie? La beretta, la cosa posa, la R. Ma non ce l'ho la R, mai avuta. Avevo la balestra. Comunque ho lasciato la M4 di legione qua dentro, anche la katana. La M4 era la nostra. Vai. Era di Donovan. Vai, abbiamo preso qualcosa di bello allora, vedi? Sì. Munizioni, minchia quante munizioni avevo, ma guarda quanto sono generosi sti ragazzi. Una boccetta rosa, munizioni lanciafiamme. Questa cosa sai che vuol dire, eh? Questa cosa va al nostro vantaggio, The Frank. Le cose possono cambiare. Ma tanto. Ma sai come posso cambiare, vero? Che vabbè. Prenderei, quant'è che sono queste bombolette? Allora, 164. 161, ne prenderei solo una. E la porterei. No, io non la porterei, ce la farei portare ad Aya. Ai cari vampiri che dicono tanto, voi. Ecco. Vedete dove abbiamo preso queste belle cose? Merda, bad. Mamma, tu dove stai, mio amico? È morto, l'ho ammazzato. Oddio. Che io cosa che sta facendo adesso? Sta facendo sì. L'incubi, mi sa. Mamma, tu... Pensaci tu. Ora ti carichi. Ora ti carichi. Io la beretta la lascio qua e mi prendo la mia picco bella. Sento qua. Bella picco. Bella picco. Dove cazzo sta la picco? Ah, pure una bella vista che ti metto. Scusa. Madonna, no vabbè, è spuntato. Che stai a fare? Ma tu ti vedo smontare le cose. Che cazzo stai a fare? Sì, ne ho prese una e me ne dà tre di pistola di fortuna. Vabbè, ma perché devi mettere la pistola di fortuna? Perché? Notte Ducano, a domani. Ma questi vengono, non vengono. Guarda lo Zeta, si vede da qua, ma che palle se Zeta che vengo dietro la base. Che le 07 fanno danno sti Z. Che è successo? Ah. Frank. Oh. Mi sa che mamma tu sei andata a cacca cassando.
Un mio pensiero mi ha detto meglio giocarlo in gruppo. Chi ha detto? Ah. Hai capito? Ci possiamo pure Ha detto andare, vaffanculo. eh. Ma non era il suo sogno? Check. Sì. Che cazzo? Che è successo? Ti sento malissimo. Chi Chi è? è? Wingo, quattro che sogno. L'avevo detto, non giocarlo da solo. Io non lo faccio oggi, no? Manco dopo. Se Frank dice facciamolo dopo, no, io lo devo portare in live. Non può essere. Non lo porto in live, ci gioco già una volta, poi già so come giocare, non mi spavento più. Come tu pensai, come ho fatto con Pantofobia, no? No, di mattina. No, di mattina no. Domani sera è sabato, ci sei. E ci sei domani sera, lo facciamo tutti e quattro. Lo so. Perché se le ho detto non prenderlo, non comprarlo, ma lui. Ma pensai, questa è l'ora. Ora tutta la pelle strepolata delle labbra, che palle sto fritto. Che mezzi abbiamo? Qua su dove? Non ti vedo. Dove stanno i lettini? Vieni qua. Siediti. Vediamo che cosa nascondono le merde. Belle labbra. Ma vaffanculo a te, devi prendere lo spemma. Manco sabato, sei schifoso. Ah, hai capito? Sto bossando di chi? Ha trovato tre di gomma, bastardi. Hai visto subito la salva. Bravo, sei se fa cazzo tu. Grande mamma tu. Fatto, oh yeah, quello che non fai tu, Gianfranco, fa fango, monnezza, la leva da fango, allora. fango. Ma poco tutte le lette. Non è che gli hanno dato un lanciafiamme.
Può essere. Vabbè, noi abbiamo le munizioni. Semplice. Mica sai che ci siamo dimenticati, siamo dei coglioni. Lo Frank. Che cosa? Controllare il mezzo. Se c'era una roba lì dentro, porca puttana. Oh, in mezzo si è incastrato proprio dove non si doveva incastrare. Vabbè, ma io dico controllare, non detto rubarglielo. Siamo dei coglioni. Giocando un giochino sul telefonino nel frattempo. Vabbè, può giocare anche da solo che tanto. E con i dadi a turni. È bello. Allora, come si vedono i personaggi qua fuori, da oggi in poi si spara a vista. Sì, se me ne fotte in cazzo. Ma anche se potremmo stare tranquilli, capisci a me? Nel senso? Aspetta un attimo. L'ho scritto in privato perché le cazzi miei, le mie idee le scrivo, non le posso dire in live perché sono tanti occhi. Tipo fa che Leo 7 non so chi è, io ne so io. T'ho mandato un piccione viaggiatore. Cosa è successo? Non lo capiamo. Stavo parlando con Ayak. Ah, ok, pensavo che stavi parlando con noi. Arrivata. Thank you.
Andrea, arrivano altri feriti, serve una mano. Che sta succedendo? No, niente, io in macello, tutto qua. Buona fortuna. Niente, Lumen, manco po' razza che hanno da solo. Ma tu sai una cosa, hai visto il bigliettino che c'era in tasca? Sì, sì, ho visto, ho visto. Stava scritto che mo abbandonano Lumen. Ma dove se ne vanno? Però allora, mo entrare nei Lumen. Aspetta, ma loro hanno detto all'aeroporto se ne vanno, scusa. No. Sì, hanno detto spostarsi all'aeroporto. No. Si spostano al... quella nave là, come cazzo si chiama? A Porto. Ancora, come cazzo. Non vedi. Fammelo leggere. Madonna che siamo a 13. Leggitelo. Leggitelo. Prendilo all'ultimo stato. Ordinanza di spostamento, spostare beni e personale sulla porta aerea. Dice porta aerea, ho detto bene allora, porta aerea. Porta aerea, devo porto su, boh. Ma cazzo si è andato, sta altro cazzo. Che cragnata, ma non mi vado a spacco sempre questa cosa. Le frega, dove cazzo sei finito? Dove? Sto qua, vicino al banco da lavoro. Merda. Devo prendere per il cacci in culo, coglione. Ma questo è il mio scatolo, non rompere i coglioni. Affanculo. Comunque dice porta aerea. Cioè, porta aerea, dove cazzo era? Non mi ricordo. Vicino Caio Perico, che la porta è. Ah, quella grande, ma e come cazzo ci vai poi lì? Non ci puoi andare più. Finisce la pacchia poi. Enki 06, salve. Ma chi c'è? Dai, dai. Scrivete. Io vi vedo che state guardando. Dai, dove stai?
Senti, sai che c'è il freno, ma non cuccavi, che cave sta venendo in ultra. Che c'è? Secondo me non arriva nessuno. Vado a dormire. Anche io, va, faccio, vabbè. Vado a dormire. Aia, andiamo a dormire, eh. Vado a Aia, dormire. Buonanotte c'è a tutti. un po' di casino, un po' di casini, un po' Buonanotte a di cose che tutti. saltano in giro, ma tutto sotto controllo. A domani, notte notte. Ok, andiamo a Andiamo a dormire, dormire. eh.